Tutti. Allora, oggi vi voglio parlare della pulizia della lingua. Allora, è molto importante. Io sono fissata con le pulizie del corpo, soprattutto, lo sapete ormai, quindi non mi voglio dimenticare della pulizia della lingua. Quanto è importante la lingua e quanto potrebbe diventare proprio come una cartina tornasole, ci fa capire quali sono le nostre problematiche fisiche e perché no anche mentali a volte. Allora, avevo parlato dell'oil pulling, che è questa pratica di lavare la bocca, di sciacquarsi la bocca, tenendo in bocca per una decina di minuti l'olio di girasole, di sesamo o di cocco. Quindi comunque un olio che tenuto in bocca per 10 minuti va a disinfettare la bocca e porta con sé via gran parte dei batteri. Se si portano via i batteri dalla bocca, sappiamo bene che anche dal nostro corpo, no, anche il nostro corpo comunque migliora lentamente, si percepisce proprio un benessere, oltre che ad avere una bocca pulita, dei denti bianchissimi e lucidi, ci si sente meglio. Io nel video ve lo metto qui sopra dell'oil pulling e lo dico bene, un po' la mia esperienza. Allora, intanto vi consiglio questo olio meraviglioso. Sapete bene che la pulizia della lingua deriva da una pratica ayurvedica. Sono sempre stati più avanti a noi perché noi occidentali ci siamo sempre sentiti molto meglio di tutti gli altri, quando invece gli altri sapevano già tante cose più di noi. Quindi l'Ayurveda è un'altra disciplina molto interessante che aiuta proprio a ripristinare l'equilibrio dell'organismo e quindi ti aiuta a rimanere in salute più a lungo possibile. Ho trovato quest'olio che io ritengo eccezionale. Si chiama Danda Thailam, lo trovate anche questo, lo potete acquistare direttamente nel mio sito. È a base di olio di sesamo e in più c'è all'interno diverse piante, tra cui la trifala, che è una pianta famosa ayurvedica, che aiuta proprio a disinfettare tutto il cavo orale. È veramente molto molto buono, si può usare sia in gravidanza che in allattamento, quindi vai alle donne, anzi vi aiuterà a tenere la bocca ed in generale molto molto buona, rinfresca, lascia proprio una bocca asciutta ma nello stesso tempo fresca, ecco. Ma quello di cui vi voglio parlare oggi è questo strumentino qua. Anche questo purtroppo lo vendono in pochi perché qui da noi non si usa, è il famoso nettilingua. Famoso tra di noi, tra chi ha interesse come me a fare tutte queste cosine, però ecco, sia nei negozi alimentari biologici che nelle erboristerie, quando lo si trova è veramente, veramente una fortuna. Quindi anche questo io l'ho messo a disposizione sul mio sito. Che cos'è questo strumentino? Allora, io l'ho preso in acciaio perché lo preferisco, se no lo possiamo trovare anche in rame, ma il rame, come ben sapete, ossida a lungo andare, invece l'acciaio no. Serve proprio a pulire in maniera delicata la lingua. Si tira fuori la lingua la mattina, prima di tutto, così ve lo faccio proprio vedere così, e si va dentro con questo strumentino. Vi posso assicurare che troverete di tutto attaccato a questo ferretto. Lo pulite 2 o 3 volte, subito dopo poi si fa lo sciacquo con l'olio, l'oil pulling. Allora, questa intanto bisogna sapere, perché è importante conoscersi, e anche questo lo ribadisco molte volte, che dalla lingua possiamo comunque avere tantissime risposte della nostra salute. Purtroppo la guardiamo sempre poco. Allora, intanto una salute in bocca significa anche avere una salute nel corpo e nella mente. I batteri che sono presenti ogni mattina sulla patina della lingua vanno poi a rompere le scatole a tutto quello che è l'apparato respiratorio, tutta la parte della gola, ma anche nell'apparato digerente. In più, chi soffre di alitosi, spesso e volentieri potrebbe essere a causa di queste infezioni che possono essere presenti nella bocca, ma semplicemente perché ci sono dei batteri presenti che derivano anche dallo stomaco. E chi ha per esempio delle ulcere, chi ha spesso acidità di stomaco, chi mangia purtroppo molti grassi, molti latticini e così via. Dalla vostra lingua potete capire come state. Quindi tirare fuori la lingua anche ai vostri bambini, ai vostri compagni, alle vostre compagne, è importante per capire, ovviamente anche la vostra, è importante per capire come si sta. Vi faccio degli esempi che poi vi metto sotto qui, sotto YouTube, e poi ve lo ricollego al...
al mio sito appena riesco a fare l'articolo, i diversi casi, ora ve ne dico alcuni. Per esempio, una lingua molto bianca, quindi quella patina quasi pesante bianca, quasi sicuramente c'è un problema digerente importante, tra cui appunto la presenza di gastriti o ulcere. Oppure, per esempio, una lingua che brucia, una lingua essiccata, per esempio, disidratata, una lingua secca. Quanti di noi al mattino si svegliano e a volte hanno tutta la bocca secca? Questo è un indice molto importante da non sottovalutare già di disidratazione. Quindi è importantissimo capire che bisogna bere perché il nostro corpo sta già soffrendo. Lingua secca potrebbe essere anche un sintomo di diabete, quindi di stare molto attenti. Quindi c'è un pancreas che non lavora molto bene l'assimilazione degli zuccheri. E anche lì, quindi, così per curiosità, si comincia a bere di più, uno si fa un piccolo esamino e si toglie il dentino, il problema. Oppure una lingua che dà invece sul verdastro, è una lingua o giallastra, anche molto gialla, verdastra, con questo colore quasi olivastro, è una lingua che indica comunque dei problemi di fegato, quindi ci sono molte tossine da smaltire e così via. È molto carina anche la mappa della lingua perché dobbiamo conoscerci, dobbiamo studiarci, dobbiamo capire come siamo fatti, non bisogna affidare la nostra vita nelle mani di altre persone, a meno che non ce n'è un bisogno estremamente importante. Anche questo è molto carino, per esempio, quando si formano delle bollicine o comunque ci sono dei sintomi particolari sulla parte laterale, questa della lingua, anche qui appartiene al fegato. L'inizio, la punta della lingua invece è il cuore, quindi anche lì da non sottovalutare se ci vengono fuori delle bollicine, se è molto rossa, se fa male. La radice invece della lingua appartiene al punto della vescica, così tutta la parte centrale, dalla punta fino alla radice, attraversa l'apparato digerente, quindi la parte della faringe, l'esofago, il colon, il duodeno, lo stomaco, il duodeno, il colon e così via, riguarda tutto l'apparato digerente. Si parla di tutta la parte quindi centrale che va dalla punta fino alla radice. Quindi conoscere i propri punti di stimolo, conoscere i punti della lingua significa avere delle piccole risposte a dei sintomi che potrebbero essere presi in tempo. Quindi prendete l'olio se non potete spendere, a parte che non costa tantissimo, mi sembra che vada intorno agli 11 euro, 10 euro, però va benissimo qualsiasi altro olio, va bene un olio di girasole biologico o un olio di sesamo. Ovviamente un oleolito ayurvedico fatto con queste caratteristiche, chi soffre d'alitosi o chi ha già dei problemi importanti nella bocca, di gengiviti, di denti infiammati, chi si sta facendo delle operazioni ai denti, chi sta mettendo gli impianti, è importante perché qui dentro ci sono appunto degli ingredienti che vanno proprio a disinfettare. Subito prima dell'oil pulling e il netti lingua, tutte le mattine va fatto, ragazzi, ve ne rendete conto. Man mano che vi ripulite, vedrete che la vostra patina diminuirà sempre di più. Lo sentirete in bocca dal sapore che avrete, in bocca, dalla visibilità che ha la vostra bocca e quindi ne cambierà anche la vostra, immagine. Va bene, spero di esservi stata utile anche oggi. Vi saluto, un abbraccio a tutti. Ciao!